Un cordiale saluto da Simone di Wow, Simon & Simon, qui con me c'è? No, nessuno. non è vero, c'è Simone di Simon & Simon, siamo appena tornati da Monza, in realtà vabbè, visto l'ora non è che siamo appena tornati, è stato un viaggio lungo e periglioso, ma siamo qui per farvi vedere. Soprattutto pericoloso. Per farvi vedere appunto Monza, che è stata tirata con piogge incredibili, ci siamo persi la... Ci siamo persi, Ci punto. siamo persi, guarda, fra l'altro guarda dove lo fa vedere, da dove eravamo noi. Monza, in Italia. Siamo persi le prove libere e non le prove libere, le qualifiche, ma l'ultima parte delle prove libere e le qualifiche. E sono riuscito a tenere il mitico autografo di Massa, quindi sarei tentato di correre con la Williams, però faccio già No, certo, non schifo. diciamo che Simona ha Ha preso preso l'autografo di Ricciardo. Ricciardo, Ma sì, dai, usiamo Massa. Mi sembra giusto usare Massa, che comunque è stato autore. Era primo nelle. Sta cadendo qualcosa. Era primo nelle prove libere, no? Nell'ultima sessione, nella prima sessione di prove libere, mi sa che era prima. Vabbè, la mia memoria è quello che è. Quindi vi faccio vedere com'è Monza, e tanto io mi schianterò, è inutile che ve lo dico. Se volete sapere com'è stata la nostra esperienza, chiedetecelo nei commenti, siamo ben lieti di rispondere. nella Formula 1 tutto può prima di Sarei partire ben diamo un'occhiata felice alla di sapere griglia. che là perde ancora 100% di batteria. Iniziamo. Oh, siamo 10 decimi, buono. Fico! Tanto tanto di cappello a Ricciardo che dalla posizione numero 16 è salito in quarta posizione. Guarda che supero Raikkonen, attenzione! Attenzione! La staccata! Attenzione, guarda che c'è la prima variante. Aiuto! Aiuto! La prima variante, aiuto! Raikkonen, la Vai, smetti! taglia, taglia, taglia tutto, taglia tutto. Sono andato addosso a Rosberg senza pietà. Tanto quello non corre neanche più. Sono ottavo, sono ottavo. Vuoi farlo anche te con Ricciardo, Simo, dopo? No, sono già abbastanza soddisfatto del risultato che ho ottenuto oggi. Ricciardo o tu? Ricciardo, cosa c'entro io? Hulkenberg, sacco Togliti, esatto, bravo. 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 Stai facendo Hulkenberg? Ma ce l'ho il motore abbastanza Ma potente perché? da superarlo? Sì. Beh, l'anno scorso non lo so. Ale, ciao! Ciaone proprio! No! Dicevi? Ma è stato lui che mi è venuto addosso! Guardalo! Guardalo che smergiasso che Mi stordito una vecchia, ma va bene. è! Guarda, aspetta, ti fa vedere il replay. È lui che mi viene addosso. Lo devo superare, ecco. Ma in realtà sono andato io, In non realtà so sei te che lui! l'hai lanciato. va bene, non fa niente. Qui abbiamo. Adesso vi dico esattamente dove eravamo, lo vedete quel pio pozzo che c'è a sinistra? Questa torre che Questa vedete qui torre sulla qua, eravamo sinistra. lì, eccoci qua, appena passati, dall'ambulanza insomma. Togliti! Mi avevo messo in una posizione! No! Nella ghiaia no! Ormai l'ho restituita, credo che l'ho restituita Bottas. Vai. Ma non precipita la situazione, vai tranquillo. Sono quarto comunque, eh. Non me ne venire, ma è stata una bella mossa quella di usare Raikkonen come ariete da sfondamento. E se sorpasso su Bottas ne voglio parlare. E Bottas è rimasto allibito, uno che lo supera sulla ghiaia. C'è gente che si è fregata sti cartelli qua. Si sono rubati il cartello del 100 e le gomme delle Porsche anche. Ma le gomme le hanno chieste semplicemente. Oddio, come l'ho presa male! Ce l'ha la distrutta, non è, riesco a fare bene le curve. Intanto Rosberg è fuggito. Ed eccolo qua, Ribomassa che si appresta ad affrontare la curva parabolica.
E sono parabolico. Sì, questo è il traguardo. Ma sono lontanissimi. Valtteri ha imboccato la corsia dei box. Motta sei box. Boxers. È un momento di intravisti, forse devono fare doppiaggi, non lo so. Vedo un sacco di macchine vicino. Ah no, sono dietro. Il doppiaggio al primo giro mi sembrava strano in effetti. La stavo tagliando un po' troppo. Ah, guarda come mi applaudono! È stato bellissimo vedere Massa quando girava sull'auto d'epoca, ha fatto il giro della pista e incitava la folla manco... Isparico! Più o meno è isparico. Vasiliano! Terza posizione, sono sul podio, partendo decimo, non è male. Vabbè, non è che posso competere con le Mercedes con sta macchina adesso, non esageriamo. Come l'ho presa male, porco. Ed ecco Enrico Massa che si appresta a tagliare il traguardo. Adesso nell'etichetta. Ah, posso usare il DRS, grazie. Peccato che sono lontanissimo. Si appresta ad affrontare la curva della prima variante. La prende un po' male, salta sul cordolo, salta sull'altro cordolo. Guarda che si supera la vicenda, ma che si schianta tra di loro. La mia unica speranza è quella. L'altro è Hamilton, ovviamente. Non lo vedo, ma intuisco che sia Hamilton. Il secondo è Hamilton, il primo è... Sì, sto dicendo Bottas. Che si chiama? Rosberg. Mi si stava accappottando la macchina. L'avevo preso un paio di... Ecco che Enrico Massa prende... Su due ruote va. Prende la scia di l'eredità di Maldonado. Nella ghiaia, sì, dai, nella ghiaia. Mi piace che giro il joypad come se servisse a fare meglio le curve, no? Rispetto a Baku è molto più facile come circuito. Disse Ribold prima di schiantarsi. No, è più facile. È oggettivamente più facile. Ma non riesco a Ribold che ritratta le parole che ha appena proferito. E mi è rimasta solo una curva da fare, dai. La parabolica. Tra l'altro noi l'anno scorso eravamo lì. Non la parabolica, ma eravamo nel rettilineo. Prima della parabolica. Ti filo a scali. Attenzione. Eccoci qua. Andiamo avanti veloce, manda avanti veloce, posa testate. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a... Grande Felipe. Eccellente. Vabbè, Hamilton tanto vince sempre. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica. Perché hai saltato? Potevamo vedere la... Hai ragione, ho saltato troppo. Vabbè, ragazzi, grazie per averci seguito di nuovo. Se volete avere... Replay dall'inizio. Se volete avere notizie di come è stato vivere dal vivo... Per la seconda volta. L'esperienza di Monza, esatto. Fatecelo sapere nei commenti, saremo ben lieti di rispondere. La cosa dei tappi va senza senso, ovviamente. Guarda come l'ho spinto! Questo di cosa stiamo parlando, sappiate che si poteva entrare solo con le bottiglie d'acqua aperte. Senza i tappi. Senza tappo. Anche il mio compagno di squadra al paese, ho preso Bottas. Guarda come ci provava. Ho preso una Bottas. Bottas si provava. Va bene, al prossimo Gran Premio. Ciao!